non ha chiamato. Ehi, mi prenderà un po'. Allora dai. Voi di qua. Piano. Andare indietro. Qui là, finito. All'altare del Signore. E allora la prima cosa che mi viene in mente è chiedere
dal Signore che benedica ogni cuore e ogni famiglia, perché veramente voi siete la speranza del domani, la primavera dell'intera vita. E in questo mondo dove non c'è soltanto il vento e la tempesta del tempo che può cambiare anche a maggio, davvero il brutto, ma dove in Italia ci sono anche tanti segni di non amore, questa nostra festa oggi è un invito per tutti alla speranza. Se potessimo per un attimo trasformare le chiese in piazze, riusciremmo ad annunziare da questa bella casa che noi chiamiamo la Basilica della Cattedrale dedicata a San Bartolomeo, dovremmo poter annunziare, lo faccio io per voi, a voce alta, questo è il mio comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E mentre nel mondo qualche bambino, anche più piccolo di voi, come la piccola Noemi, viene ferita dalla violenza e dalla cattiveria degli adulti e si potevano spezzare i sogni di questa bambina che grazie a Dio si sta riprendendo e noi la sentiamo vicina in mezzo a noi e preghiamo per lei, in questo mondo in cui si calpestano anche i fiori, che sono la cosa più bella che abbiamo, i fiori che danno profumo, che devono sbocciare alla vita, che hanno tanti sogni da realizzare, e voi per noi siete questi fiori che tutti, a cominciare dai vostri genitori, dobbiamo custodire. Penso che siate tutti d'accordo con me che i figli non sono soltanto quelli che si generano attraverso un gesto di amore, i figli sono anche quelli che si custodiscono nel cammino della vita. Si è papà, stamattina avrete quel pane che c'è lì sull'altare, quell'uva che c'è sull'altare. Gesù si è fatto pane, si è fatto vino, i segni semplici della convivialità, perché amore è incontrarsi, amore è perdonarsi, amore è aspettarsi, amore è anche fare scelte difficili a volte, anche lasciarsi. L'amore qualche volta purtroppo diventa violenza. Io dico che ti ammazzo perché ti amo, che stranezza. L'amore non può essere mai violenza, l'amore deve essere sempre tenerezza. E allora noi stamattina qui ci ricorderemo che abbiamo preso un impegno con Gesù di accoglierlo sempre, questo amore che ha un nome e un volto. Io non sto prendendo nelle mani da un lato un crocifisso e da un lato il Vangelo, non mi sento, io sto prendendo soltanto il mio cuore, lo sto mettendo dinanzi a tutti voi e dico a tutti che questa giornata segni un passo avanti all'Italia nella cultura dell'incontro, dell'amicizia, del rispetto verso tutti. Anche voi qui, voi medici, avete qualche bambino che viene da fuori, abbiamo hambre. Noi siamo un popolo multinazionale. Gli altri sono la nostra ricchezza, non sono la nostra paura. Gli altri sono il nostro specchio, perché Dio ci ha creati e ci ha messi in un grande giardino e ci ha detto che lui è padre. E se lui è padre, nessun uomo e nessuna donna che abita questo giardino è per me straniero. Alle mie prime tre domande risponderete rinunzio e alle altre due risponderete credo. Quando tutti noi abbiamo la candela in mano accesa, faremo la nostra professione di fede. Ed ora, cari ragazzi, la Chiesa vi invita a rinnovare le promesse che i vostri genitori e padrini
fecero per voi il giorno del battesimo. Dopo il cammino di catechesi, fatto con i vostri catechisti, potete partecipare consapevolmente questa mattina al banchetto eucaristico, nel pane e nel vino, e impegnarvi a servire fedelmente Gesù, che è l'amore, nella Chiesa e nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Potente, creatore del cielo e della terra, credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo, credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Credo. I celesti sono per le persone della nostra parrocchia che ne hanno bisogno. Aiutaci a ricordare sempre il tuo insegnamento. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Della comunità per le esigenze della parrocchia e dei fratelli che soffrono.